Ricerca e innovazione. Saranno questi i temi al centro della nuova edizione di Progetto Fuoco, il più importante evento mondiale dedicato agli apparecchi a biomassa, in programma dal 4 al 7 maggio a Verona Fiere. La data che tradizionalmente era febbraio è diventata questa perché a febbraio eravamo ancora nel pieno della pandemia, dell'emergenza sanitaria, e quindi d'accordo con gli espositori, con le associazioni e tutti gli stakeholder di questo settore abbiamo convenuto che era il caso di spostare la manifestazione di qualche mese, riposizionandola quindi dal 4 al 7 maggio. Ecco, quali sono le novità e cosa ci si deve aspettare da questa edizione 2022? Ma questa è un'edizione molto speciale, molto particolare, anzitutto perché è il primo appuntamento del settore dopo 2 anni, dove il settore ovviamente non ha avuto motivi proprio per la pandemia di potersi ritrovare. Quindi dallo scorso progetto fuoco a questo progetto fuoco praticamente non c'è mai stato un momento di incontro, e di per sé c'è molta attesa, molta aspettativa, perché finalmente la community della biomassa si ritrova. In secondo luogo, perché questo è un momento particolare, si parla di transizione energetica, c'è una crisi legata alla disponibilità energetica, e quella della combustione attraverso la biomassa è una soluzione valida, sostenibile, italiana, per sopperire alla povertà energetica di oggi. Progetto Fuoco, inoltre, in collaborazione con l'Associazione Italiana Centri Giardinaggio, dedicherà un'area speciale al mondo outdoor e garden, che con la presenza delle imprese leader di mercato darà visibilità ad un comparto in forte crescita. Il periodo dell'emergenza sanitaria ha fatto esplodere letteralmente in termini economici un settore che già di per sé stava andando molto bene, quello dell'outdoor, quindi il mondo delle cucine ad esterno, dei forni, dei barbecue. Il progetto Fuoco, che da sempre si è occupato di questo, spenderà un'area speciale dedicata a questo, coinvolgendo i centri garden, coinvolgendo i brico, tutti coloro che vendono e si occupano di questi prodotti. C'è una vera passione da parte degli italiani per cucinare il barbecue, per cucinare all'esterno, e la valorizzazione che dà Progetto Fuoco di questo comparto è veramente interessante.